nemmeno il tempo di inaugurarla, che folle di visitatori già gremiscono il Museo Ermitage di San Pietroburgo per la più importante mostra su Pompei mai realizzata in Russia. Dei, uomini, eroi. Dal Museo Archeologico di Napoli e dal Parco Archeologico di Pompei, quasi 200 opere fra mosaici, affreschi, statue, oggetti di uso comune, fino a metà giugno racconteranno ai russi l'arte, la storia, la vita quotidiana della città che fu sepolta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Per la quantità, per la qualità dei pezzi esposti, dice Anna Trofimova, la curatrice, la mostra è unica ed epocale. Attraverso le sue sezioni, religione, sport, lavoro, case, strade, templi, si capisce chiaramente com'era la vita a Pompei 2000 anni fa. Ma non è tutto. Per Mikhail Piotrovsky, il direttore dell'Ermitage, questa è l'ennesima dimostrazione di quanto tutti noi russi siamo in modo indissolubile legati all'Italia, sia culturalmente che spiritualmente. Si tratta di affreschi, si tratta di armi di gladiatori, si tratta di statue eccezionali. Per la prima volta vengono a San Pietroburgo e sono il segnale di un grande collegamento tra il Museo di Napoli e il Museo Ermitage e indicano anche come la scoperta di Pompei nel 1700 determinò un gusto per l'antico che arrivò fino in Russia. Un gusto a cui del resto proprio gli zar attinsero a piene mani per costruire la loro capitale neoclassica sulle sponde del Mar Baltico, tanto che ancora oggi San Pietroburgo è definita la più italiana delle città russe. È il momento.